Niente che non va tour, questo è il titolo del nuovo tour di Coez partito il 5 gennaio che presenta il nuovo album omonimo. Il tour fa tappa venerdì 29 gennaio all'Hiroshima di Torino. Cogliamo l'occasione per parlare del disco e del concerto con Coez che è nostro ospite questo pomeriggio. Buon pomeriggio, benvenuto a Radio Gold. Buon pomeriggio, ciao a tutti. Parliamo allora di questo nuovo album, Niente che non va, come è nato, come hai lavorato questo nuovo disco? Allora, l'album l'ho fatto con Stefano Ceri che ha prodotto praticamente tutti i pezzi dell'album e anche scritto insieme. E no, niente, come al solito, insomma, ci siamo visti a casa sua, abbiamo iniziato a lavorare ai pezzi, è uscito fuori il disco. Tu sei uno di quegli autori, artisti italiani che è nato con il rap, come molti della tua generazione, lentamente ti sei evoluto spostandoti verso la canzone d'autore o la musica leggera. Oggi sei effettivamente uno dei più bravi a stare esattamente a cavallo tra i due generi, senza essere completamente né da una parte né dall'altra. Ah, grazie mille, grazie mille. Questo disco lo dimostra. Volevo sapere invece com'è il tuo pubblico. Tu nel tuo pubblico ritrovi i seguaci, i fedeli del rap, della musica leggera, tutti e due i pubblici mischiati? Ma in realtà ancora lo devo capire, questo tour mi sta chiarendo un po' le idee. Sicuramente ho portato appunto anche il mio background hip hop ad ascoltare questi dischi, però non è prettamente un pubblico rap quello che viene ai miei concerti. Anche se tu sei rimasto comunque molto legato al genere, hai ancora collaborato ultimamente con Marrakesh, con altri, per cui tu ti senti ancora parte di quel mondo musicale, di quella cultura? Ma sì, diciamo comunque c'è ancora appunto quel ceppo di appartenenza. Nella tua evoluzione a un certo punto hai incontrato Riccardo Sinigaglia, credo che la sua figura sia stata anche abbastanza importante nella tua evoluzione musicale, ti ha anche prodotto e nell'ultimo album, anche se non collabora, tu ancora una volta lo ringrazi per esserti stato vicino. Quanto è stato importante questo incontro? Sì, perché in realtà comunque anche in questo disco non è stato prodotto da lui, però ha seguito un po' la scrittura dell'album. Infatti appunto per quello l'ho ringraziato anche nel booklet. No, è stato importante, diciamo è stata la figura che comunque mi ha guidato, mi ha avvicinato un po' alla canzone italiana, chiaramente sempre a modo mio, sempre con questo forte, cioè si sente comunque che è comunque un'evoluzione rap della scrittura. E diciamo in quella fase comunque è stato decisivo lavorare con Riccardo. Questo disco musicalmente è molto vario, in brano che è anche un singolo, La rabbia dei secondi, si arriva addirittura a sfiorare il jazz o lo swing. Sì, quello è merito di Ceri appunto. Comunque quando noi eravamo in studio, la parte musicale se ne occupava quasi sempre lui, e quindi quei ritmi così comunque era lui appunto che abbozzava le idee e poi capivo se potevo scriverci sopra qualcosa o no, è nato tutto in maniera molto... non so come dire, molto autentica, non troppo ragionata. Un'altra cosa che colpisce di questo lavoro è la leggerezza, potremmo dire, delle musiche molto facilmente ascoltabili, e la pesantezza invece dei testi, perché sono dei testi abbastanza importanti. Come riesci a far convivere queste due cose? Diciamo, questa qui è una cosa che mi porta presso comunque nel rap, ho sempre trattato di temi un po' più pesanti, magari scherzandoci sopra, con un po' di ironia, e adesso appunto nella canzone magari più che l'ironia c'è il sottofondo magari allegro e il testo invece che va un po' più sul pesante. E per tornare al singolo La rabbia dei secondi, a un certo punto dici chi fa il mio lavoro per restare bambino, tu pensi di fare questa musica anche tu per rimanere in qualche modo giovane? Beh, diciamo che comunque ho scelto un lavoro creativo, divertente, quindi quando sono in studio appunto io mi sento ancora come quando ho iniziato, insomma sempre c'è quella per quello per restare bambino, dico.
Tu hai iniziato giovanissimo, avevi 18-19 anni, grazie al rap una generazione di giovani italiani è riuscita a avvicinarsi alla musica nell'età giusta, non a 30 o 35. Com'è oggi la situazione? Chi inizia a fare musica oggi trova degli spazi, delle porte aperte? Ma purtroppo oggi ci sono appunto i talent, comunque le etichette cercano sempre meno di crescere gli artisti, insomma cercano sempre meno di costruire carriere, magari sono più orientate a prendere artisti che già hanno avuto magari un'esposizione, una grossa esposizione attraverso appunto i talent o quant'altro, quindi c'è ancora la possibilità di costruirsi una carriera, però è molto difficile, facendo la gavetta, quella insomma che hanno fatto tutti i grandi artisti. Il disco è molto ben costruito anche, come dicevamo, dal punto di vista musicale. Immagino che anche nel tour avrai con te degli ottimi musicisti. Quanti sarete sul palco? Allora, la formazione siamo in quattro, quindi sono io, poi c'è una batteria e la chitarra acustica ed elettrica e il DJ, quindi insomma facciamo un live ibrido, comunque ancora porto pezzi rap però mischiati appunto con la band, quindi più suonati per amalgamare un po' tutto quanto il live, ecco. Tornando alla cultura rap, uno degli aspetti principali è la collaborazione tra gli artisti, molto spesso con i featuring nei dischi dei colleghi. In questo tuo disco non ci sono ospiti, è stata una scelta o semplicemente un caso? Ma no, è stata una scelta perché comunque fare pezzi rap insieme è molto semplice collaborare, comunque si sceglie un ritornello, ognuno scrive la propria parte, scrivere una canzone che magari a volte è anche abbastanza personale, è un po' più complicato fare le canzoni a due mani, ecco. E comunque ecco, se l'avessi fatto non credo che avrei collaborato con qualcuno del rap, appunto per rimanere sempre nella struttura di canzone più che pezzo rap. Per quanto riguarda invece il concerto, prevedi di avere ospiti almeno per questa data di Torino? Per la data di Torino no, l'unica data con gli ospiti è stata quella di Roma. Ripetiamo allora le coordinate intanto per avere notizie su Coez, il profilo Facebook, facebook.com/coezofficial. Si possono trovare anche tutte le date. Io ricordo la data più vicina a noi, il 29 di gennaio, all'Hiroshima di Via Bossoli 83 a Torino. Il disco Niente che non va, il tour Niente che non va tour, Coez, uno dei dischi più interessanti di questa prima parte dell'anno. Grazie ancora a Coez per averci presentato il disco. Buon lavoro, buon tour. Grazie a voi.